Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova edizione del telegiornale. Eccoci qua, abbiamo fatto vedere la sigla due volte per chi non avesse capito tanto che in questo momento inizia il telegiornale. A parte gli scherzi, si scherza anche volentieri perché iniziamo con una buonissima notizia, anche se riguarda lo sport, anzi soprattutto riguarda lo sport. C'è da segnalare l'argento mondiale per Giulia Gabrielleschi. Questa mattina l'atleta pistoiese ha conquistato il secondo posto ai mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Doha in Qatar nella staffetta 4x1500 metri mista in acque libere, insieme ad Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Il quartetto, tra l'altro, è stato battuto solo al photo finish dall'Australia. Terza si è classificata l'Ungheria. I titoli delle principali notizie. Maggiore sicurezza e più controlli da parte delle forze dell'ordine. Queste le richieste di quasi 200 persone che ieri sera hanno sfilato in corteo per le vie del centro di Montecatini. A preoccupare soprattutto l'aumento della microcriminalità. Da Gaza al Meir, passando per La Spezia, all'ospedale pediatrico di Firenze sono arrivati 7 bambini palestinesi con la nave Vulcano. La Toscana si è subito mobilitata per aiutare i piccoli in difficoltà. A Casalguidi è stato ricordato l'ex campione di ciclismo e commissario tecnico della Nazionale Franco Ballerini, a 14 anni dalla sua scomparsa. Numerose le iniziative, fra queste anche il premio Amico del Ballero 2024. Andiamo a Montecatini per una sfilata che c'è stata ieri sera in centro, dove albergatori ma anche semplici cittadini hanno chiesto maggior sicurezza e più controlli da parte delle forze dell'ordine. La sicurezza è la cosa fondamentale in ogni città. Montecatini è una città turistica importante e quindi deve mantenere questa sicurezza che abbiamo. Non bisogna assolutamente mollare. Non bisogna mollare è l'invito rivolto da parte degli albergatori di Montecatini Terme a tutti i colleghi, ma soprattutto ai cittadini che da tempo stanno lamentando un incremento della microcriminalità. È la cronaca degli ultimi mesi e degli ultimi giorni a raccontare gli abusi all'interno di alberghi chiusi, intrusioni, danneggiamenti e furti da parte di balordi, un fenomeno che sembra essere fuori controllo. Per questo gli albergatori APAN Federalberghi, Assotel Confesercenti e Confindustria Sezione Turismo sono scesi in piazza con lo slogan «Uniti per la nostra città». 150-200 persone fra albergatori e cittadini con in mano una fiaccola in corteo hanno percorso alcune vie del centro per ritrovarsi simbolicamente davanti al Palazzo Comunale di Viale Verdi. Noi siamo qui per fare Montecatini migliore e perché la delinquenza resti al suo posto ma trionfi sempre la sicurezza. Che soluzione ci può essere? Le soluzioni sono diverse. Una, la prima, è quella di avere, di dotarsi di una sorveglianza autonomamente e quindi o allarme o videosorveglianza che sia collegata non soltanto con l'istituto di vigilanza ma anche con la questura, in modo in maniera che ci sia un intervento diretto. E poi chiaramente, come facciamo stasera, cercare di rendere il territorio vivo. Questo per quanto riguarda quello che è successo ieri in centro a Montecatini, perché, e poi tra l'altro stasera ci torneremo con un servizio più approfondito, con una pagina in primo piano dedicata proprio a questo evento. Ma noi torniamo a Montecatini, questa volta lo facciamo in diretta, dove c'è il nostro Massimo Pannocchi, perché oggi, a proposito di eventi, oggi e domani, c'è un evento particolare. Massimo. Sì, Maurizio, allora noi siamo al Teatro Verdi a Montecatini perché oggi e domani è prevista la 13ª Assemblea Nazionale ANCI Giovani, l'Associazione dei Comuni Italiani, dal titolo L'Italia più bella. Due giornate dedicate a vari temi, si partirà parlando di sport, di agricoltura, ma si parla anche di infrastrutture, si parla di PNRR e interverranno, oltre a vari sindaci dei comuni italiani, anche ovviamente alcuni dei ministri del governo. Insieme a me il coordinatore nazionale ANCI Giovani, Luca Baroncini, nonché sindaco di Montecatini, che due giornate in cui si affronteranno quali temi per risolvere quali problemi.
Tanto la città di Montecatini Terme è felice di accogliere qua i tantissimi amministratori, siamo 500 iscritti circa, che da tutta l'Italia, da nord a sud, hanno raggiunto Montecatini Terme per la 13ª Assemblea Nazionale di Anci Giovani, che è uno degli eventi in assoluto più importanti a livello nazionale rivolto al mondo dei comuni, e per me è un grande piacere, da presidente di Anci Giovani e da sindaco di Montecatini Terme, aver portato qui nella mia città questa occasione anche di visibilità, anche di lavoro per le nostre strutture alberghiere, ma soprattutto per i tanti ospiti che avremo, appunto un'occasione di confronto e di proposte da fare direttamente al governo su diversi temi. Ci saranno 4 ministri che verranno ad ascoltare appunto le richieste dei comuni italiani, a prescindere dall'età di chi li amministra, ma che arrivano dal mondo dei giovani amministratori. E parleremo di sport, di PNRR, di turismo e di termalismo, un argomento, il termalismo, di cui si parla sempre troppo poco, ma ovviamente nella mia città non potevo non parlarne, e poi anche di pubblica amministrazione ci sarà, e di ambiente e agricoltura, tema attualissimo, abbiamo visto le proteste dei giorni scorsi a difesa del Made in Italy, e ci saranno tanti ospiti importanti, appunto a cominciare dai ministri, il ministro Abodi, che è il ministro nostro, no? Dei giovani e dello sport, con cui parleremo ovviamente di politiche giovanili e di sport, i ministri Santanchè e Locatelli, con cui avremo la possibilità di parlare anche di un altro settore del turismo, oltre al telemalismo, che è quello del turismo accessibile, del turismo inclusivo, quindi rivolto alle persone con disabilità, e poi Paolo Zangrillo, il ministro della pubblica amministrazione, chi meglio di lui per parlare agli amministratori, e il sottosegretario Patrizio La Pietra, che gioca in casa per il tema appunto dell'agricoltura, lui è sottosegretario all'agricoltura e dello sviluppo sostenibile del Ministero. Un tema molto delicato di cui si parla molto ovviamente in questi giorni. La giornata, come diceva anche il sindaco di Montecatini, proseguirà anche nella giornata di domani con l'intervento di alcuni ministri. I lavori oggi partiranno a partire appunto dalle 14:30 per terminare nel tardo pomeriggio. Ovviamente noi li seguiremo e daremo conto nelle prossime edizioni del telegiornale. Grazie sindaco. Grazie a voi e buona giornata. Bene, grazie Massimo. Allora possiamo escludere quindi il collegamento con Montecatini, poi come ha detto Massimo ci torneremo nel corso delle varie edizioni del telegiornale del tardo pomeriggio e della sera. La Guardia di Finanza di Pistoia, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, su richiesta della Procura della Repubblica di Pistoia, ha provveduto al sequestro preventivo di oltre 7.000 euro a un avvocato con studi a Pescia, ritenuto responsabile, salvo ovviamente la presunzione di innocenza fino alla sentenza, del delitto di peculato ai danni di un anziano del quale era stato nominato amministratore di sostegno. Per il professionista c'è anche l'accusa di falsità ideologica in atti pubblici. Secondo gli inquirenti, la somma di denaro sequestrato sarebbe stata prelevata indebitamente dal conto corrente dell'assistito, falsificando i rendiconti tra il 2020 e il 2021. Da Gaza al Meyer, passando dalla Spezia all'ospedale pediatrico di Firenze, sono arrivati nei giorni scorsi 7 bambini palestinesi in gravi difficoltà da un punto di vista sanitario. Nei giorni scorsi al porto di La Spezia sono sbarcati 62 profughi, di cui 14 minori, provenienti da Gaza con la nave ospedale Vulcano. Di questi, 7 sono i bambini accolti dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, di cui 2 che hanno riportato traumi al loro arrivo in Italia e che verranno assistiti proprio nella struttura fiorentina. Dopodiché, come asserito dall'assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, la priorità sarà quella di attivare un percorso di inclusione per i bambini e le loro famiglie, che dovrà essere coordinato con il governo guidato da Giorgia Meloni. Un impegno necessario, soprattutto se in futuro saranno previsti ulteriori arrivi, come confermato anche dal ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Si è conclusa positivamente la seconda parte, mi auguro ce ne possano essere anche una terza e una quarta, di un'operazione che punta ad ospitare nel nostro paese 100 bambini palestinesi feriti che possono essere accolti negli ospedali pediatrici del nostro paese. Il nostro interesse è proteggere la navigazione marittima, di questo sono grato alla Marina Militare per quello che ha fatto in questa fase con le due fregate che sono nel sud del Mar Rosso e per quello che farà
da ora in poi anche fino al canale di Suez. Persone che sono state assistite sono prevalentemente donne, bambini, e vedere nei loro occhi il terrore dell'esperienza che hanno vissuto, ma anche la gioia con cui hanno trascorso questi giorni a bordo. E devo dire che tutti a bordo si sono impegnati non soltanto per dare l'assistenza medica, ma anche per farli sentire a casa, per ridargli anche una speranza per il futuro. Ieri sera abbiamo dato solo notizie di una serie di iniziative per ricordare Franco Ballerini, sicuramente gli sportivi se lo ricorderanno, ex campione di ciclismo, due Roubaix vinte tra le altre cose, ed ex commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo. Con lui sono arrivate 4 medaglie d'oro, 4 titoli di campione del mondo e altre medaglie ovviamente, ma insomma le più importanti sono queste. Franco Ballerini morì 14 anni fa nel corso di un rally, lui era appassionato anche di questa disciplina, per un incidente appunto, e ieri è stato ricordato a Casalguidi. Ecco, ancora 750 metri, ecco. E poi il trionfo, il pubblico tutto in piedi applaude questa splendida, dobbiamo dire che i francesi sono sempre sportivissimi. Sì, perché hanno visto quello che ha fatto oggi Franco Ballerini. Sono trascorsi 14 anni, ma il tempo sembra essersi fermato a quel maledetto 7 febbraio del 2010, quando un terribile incidente in una corsa di rally ha strappato alla vita Franco Ballerini, grande uomo e fantastico campione di ciclismo, con 2 Parigi-Roubaix all'attivo e 4 ori conquistati come commissario tecnico della Nazionale Azzurra, la doppietta di Bettini e i successi di Cipollini e Ballan, oltre all'oro olimpico di Paolo Bettini ad Atene 2004. Casalguidi lo ha ricordato con una cerimonia presso il cimitero, dove è sepolta la salma del campione, una messa ed un incontro nella sala consigliare del comune, dove è stato consegnato il premio Amico del Ballero 2024. Per queste motivazioni è un piacere per noi consegnare il premio Amico del Ballo 2024 a Dalmazio Piaggiù. Me lo dica Norris, lì io lo sapevo nulla. C'è da farsi svenire, ragazzi. C'è un ricordo particolare di Franco? Un ricordo particolare, lo dicevo prima, non mi aveva fatto una grossa impressione a me Franco, appena lo vidi. Però poi mi smentì quasi subito. Lo ricordiamo da anni, 14 purtroppo oggi, prima con un momento al cimitero di raccoglimento e poi con un incontro qui con chi ha vissuto davvero Franco. È doveroso ricordare innanzitutto l'amico rispetto a quello che era il commissario tecnico nazionale o il ciclista campione che è diventato. Un riconoscimento per Dalmazio Biagini, perché? Perché Dalmazio Biagini è la storia del ciclismo di Cantagrillo, ecco lui che inizi anni 70 iniziò con la squadra portando Franco appunto a correre da allievo poi fino ad arrivare a dilettante a Cantagrillo, e lui ha portato quello che è stato il campione Franco Ballerini, gli ha dato strada, gli ha dato i consigli per farlo diventare quello che poi è tutt'oggi. Questo è solo un breve riassunto di quanto successo ieri, perché stiamo preparando, il nostro Leonardo Cecconi sta preparando un servizio speciale su queste iniziative, ve lo proporremo ovviamente appena pronto nei prossimi giorni. Ora però vi lascio al Carnevale della Montagna, stiamo percorrendo un po' la strada che ci avvicina a questa attesa manifestazione in programma domenica, tempo permettendo, a San Marcello Pistoiese. A seguire 14:40 Amici della Pelle, rubrica dedicata alla dermatologia con la dottoressa Lucilla Melani. Poi Di Tutto un Pop, trasmissione di intrattenimento condotta dal nostro Simone Gai insieme a Shira Pratesi, Elio Capecchi e Emanuele Nanni. A seguire 17:10 Ganzo, programma condotto dalla nostra Paola Bardelli insieme all'esperto di storia locale Paolo Onesti. Poi alle 19 torna il telegiornale, quindi noi ci vediamo questa sera. Per il momento è tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.